giornata super rosa sta per incominciare. Che bello! Barbie? Sì? Volevo ricordarti gli impegni di oggi. Allora, innanzitutto partiamo con lo shooting fotografico con i vestiti rosa. Poi abbiamo lo shopping per le scarpe ciao rosa. Ciao Barbie! Ciao! E poi dobbiamo andare a comprare un gelato assolutamente rosa. Ehi, hey Barbie! Ciao Ken! E poi naturalmente dobbiamo entrare dentro i negozi che c'è il village tutto rosa. Oh sì! E posso fare tutto questo sulla mia macchina super rosa? Barbie, stavo dimenticando l'ultimo impegno. Questa sera abbiamo il gran galà delle rose rosa. E poi in realtà ce n'è una. Basta però ora, prenditi una pausa! Barbie si deve riposare. Ma Barbie, abbiamo ancora altri impegni. Ho deciso, il programma di oggi è stare sul mio fenicottero rosa e rilassarmi. Che bello, ci vorrebbe un massaggio ai piedi. Barbie è proprio bella, è come se non mi considerasse per niente. Ah, che bello, ci voleva proprio un riposino in piscina. Ciao Matti. Ciao Pippo. Ehi, ma che c'è da ridere? Mi potresti... Pippo, perché stai ridendo? Ancora con questa parrucca, Matti! Ma quanto te la vuoi tenere? Sei buffissimo! Ehi, questa è la mia parrucca da Ken, come ti permetti? Ma Matti e Pippo, che cosa stanno facendo lì? E poi soprattutto, che cosa stanno blaterando? Ti sei per caso dimenticato come si toglie una parrucca? Ehi, fermo! Ma tu sei completamente impazzito? Perché? Se Barbie mi vede senza parrucca, mi lascia! Lo lascia? Oh, ma a pensarci bene, allora, se io tolgo la parrucca bionda a Matti, probabilmente Barbie potrà innamorarsi di me e finalmente potrò baciarla. Senti Matti, ma me la posso provare? Io ci starei molto bene biondo secondo me. Pippo è stancato, adesso ti butto in piscina, hai capito? Questa parrucca resta attaccata alla mia testa. Va bene. Questo è veramente bellissimo. Ciao ragazze, io vado a conquistare Barbie. Che ha detto? Va a conquistare Barbie. Ma è impazzito. Sì, secondo me il sole gli ha dato la testa. Sicuramente. Ciao Danny, vado a sistemarmi i capelli, ci vediamo dopo. Ti aspetto qui. Barbie, il piano sta per partire. Sì, ci siamo. Il piano è pronto. È molto semplice, ma assolutamente a pennello per quello che serve a me. Questo è Matti con la parrucca. Questo è Matti senza parrucca. Quindi, se Matti è senza parrucca, Barbie potrà innamorarsi di me. È un piano perfetto, semplicissimo. E nel frattempo, io mi nasconderò. Barbie! Mi ero dimenticata la spazzola! Sì! Ciao Barbie! Dovrò stare molto attento. Stava quasi per scoprirmi. Amici, che ne dite di giocare un po' con le Color Bomb? Ottima idea! Sì. Posso? Allora iniziamo! È il momento migliore per attuare il mio piano! Tutti stanno giocando con le Color Bomb! Io ho paura di macchiare il mio vestito bellissimo fatto di lino! Vabbè, andiamo! Barbie, ciao! Se voi avete la vostra Color Bomb, andatela subito a prendere in edicola, ma anche su Amazon. Cosa state aspettando? Il mio obiettivo è proprio lì di fronte. 1, 2, 3! Mi è caduta! Il mio momento! Danny! Aiuto! Barbie! Hai sentito? Che cos'è stato? Non lo so! Aiuto, mi prego! Qualcuno ha sporcato il mio vestito! Barbie, sono qui! Fai qualcosa! Andiamo a lavare il vestito e tutto si risolve! Ok!
Amore mio, tranquilla, andrà tutto bene. Il tuo vestito tornerà rosa. Andiamo a lavarlo, muoviamoci. Sì, andiamo. Ciao ragazzi, scusate, mi metto un po' qua dietro, forse è meglio. Sei stata tu? Sì, ragazzi, ho colpito Barbie. Non so se ridere o piangere, che faccio? Vabbè. Tranquilla, tranquilla, sarà un segreto tra di noi. Sì, Julie, non ti preoccupare, non è successo niente. Grazie, siete i miei amici più cari, grazie. Sì, però adesso scappiamo. Sì, hai ragione. Sammy, grazie per avermi aiutato a pulire il vestito. Sei un miglior amico fantastico. Barbie, è questo che fanno gli amici. E sì, tu meriti il meglio. Grazie. Ora però sono stanca, devo riposarmi. Mascherina! Grazie. Buonanotte. Ti auguro un dolce riposo, Barbie. Io mi preparo. Guardate che so fare! Vai, Ken! Vai! Oh, guarda che combatta che ho fatto! Bravissimo! Bravo! Devo riuscire a prendere la parrucca di Matti. Oh no, non ce l'ho fatta! Mamma mia, che caldo che fa qui! Forse è meglio mettere il cappello. Ok, adesso direi che sto molto meglio. Oh no, Matti ha messo il cappello. Per me adesso è impossibile prendere la parrucca. Pippo, vieni, te la regalo. Però non pescare parrucche, tanto non funziona. Va bene, grazie, Danny. Matti, ma tu sei sicuro che vuoi giocare con questi aeroplanini all'aperto? Rischiamo di perderli. Ma sì, fidati di me, sarà divertente. 3, 2, 1, via! Adesso vado io! Ora però non voglio andarli a recuperare. Matti, vai tu, per favore. Oh, uffa! Matti, sì? Ho una lettera speciale da parte di Barbie per te. Ah, grazie! Ciao! Ciao! Sapete, vorrei tingermi i capelli di rosa! Rosa? È un'ottima idea! Wow, sì? Questo vestito è meraviglioso! Barbie! Sì? Questa è una lettera speciale da parte del tuo Ken. Ken mi ha mandato una lettera! Questa non me l'aspettavo. Vediamo un po'. Che cosa dice? Non ci posso credere! Che cosa romantica! È un vero principe! Ciao Ken! Ciao Barbie! Ti aspetto a pranzo a bordo piscina! Fatti bella! Io sono già bella! Vestiti bene! Oh, un bel pranzetto romantico! Che bello! Ma perché non me l'ha portato Barbie? Sono pronto per l'ultima parte del mio piano. Ragazze! Ragazze! Ma dov'è Barbie? Si sta preparando perché ha ricevuto un bellissimo invito da Ken. Un invito da Ken? Esatto! Ma qui c'è qualcosa di strano perché io stavo giocando con Ken ed è stato invitato lui a pranzo. No, noi siamo sicure che è stato Ken ad invitare Barbie. No, qui c'è qualcosa di strano, ve lo dico io. E secondo me c'entra Danny, lo sapete? Dobbiamo fare qualcosa, Samantha. Sì, e poi ti ricordi della frase? Vado a conquistare Barbie. Sono Andiamo. Ok, inizia la missione. Scoprire cosa sta succedendo. Perché Danny si sta comportando in modo strano e sta cercando di fare qualcosa di ancora più strano a Barbie e Matti. Ciao Barbie. Ciao Ken. Ecco qui, prego. Grazie. Wow, che bello. Oh sì, grazie per avermi invitata a questo pranzo. Aspetta un secondo, ma in realtà sei tu che mi hai... Buongiorno a tutti e benvenuti a questo meraviglioso pranzo. Se siete pronti, farei portare la prima portata. Oh sì, siamo pronti. Ok, va bene. Grazie. Ecco a voi. E buon pranzo. Grazie, coloratissimo. Wow, è davvero bella. Ti do un pezzo? Grazie, Ken. Sarà buonissima. Sembra davvero deliziosa, eh? Sì, fantastica. I ragazzi si stanno divertendo ed è il momento di entrare in azione. Ragazzi, ho un brutto presentimento. Anch'io. Ehi ragazzi, come va il pranzo? Oh, molto bene, grazie. Delizioso. Vi va di scattarci un selfie? Oh sì, io adoro le foto, vengo sempre bene. Va bene, ci sto. Ora facciamola una dove ci baciamo, Ken.
Ce l'ho fatta! Ho baciato Barbie! Non saremo mai più migliori amici! Che schifo! Addio! Tu hai rovinato tutto e mi hai fatto perdere anche la parrucca! No, Matti, non volevo! Ti giuro, non volevo! Non volevo crearti un problema! Era mi solo hai per... staccato! Non ti voglio vedere mai più! Ma Matti! Ragazzi, ma io non volevo far arrabbiare nessuno. L'ho fatto solo perché volevo dare un bacio a Barbie. Mi dispiace dirtelo, Danny, ma ti sei comportato davvero male e te lo meriti. Ma certo, Barbie da sempre sta con Ken. Come ti permetti? Va bene, amici. Non cercherò più di baciare Barbie. Lo prometto.